Allora ragazzi, eccoci al tutorial di questo bellissimo effetto Inside, cioè come riuscire a mettere un mazzo di carte all'interno della custodia in modo davvero semplice, naturale e in modo magico. Allora, una cosa però devo dire su questo effetto che lo si può fare a video ragazzi, quindi posizionando la telecamera riusciamo a creare questa bellissima illusione, come tanti effetti poi che sembrano impossibili, ma comunque dietro c'è un lavoro di comunque posizionare bene la telecamera, di usare un gimmick, magari alcuni aggiungono qualche effetto speciale, quindi non è sempre tutto quello che si vede, ecco, reale, cioè fattibile al pubblico. Bisogna comunque stare un attimino attenti. Perfetto. Detto ciò, vediamo cosa usare per questo effetto. Allora, innanzitutto ci vuole un gimmick. In molti nei commenti mi avete scritto: sì, ok, ma la custodia è tagliata nel lato. Beh, in effetti è tagliata la custodia, ma non nel lato, cioè, perché se io vado ad esempio, ragazzi, a tagliare qui nel lato, lato lungo, io non ho la possibilità di inserire le carte all'interno in modo così semplice, così veloce come ho fatto io nella performance, ok? Perché se io vado a tagliare qui nel lato, comunque mi diventa molto molto difficile, ve lo assicuro, inserire all'interno tutte le carte all'interno della custodia, quindi non lo faccio immediatamente, ma mi ci vuole un po' di tempo e poi dopo ovviamente l'effetto non verrà bello, ecco. Allora, come bisogna aprire la custodia? Bisogna aprirla poi in un modo che, vedete, fatto in questo movimento sembra veramente normale, ma bisogna aprire la custodia, ragazzi, guardate. Ok, quindi cosa significa? Bisogna tagliare qui sul lato lungo, su uno dei due lati lunghi, e sul lato inferiore. Ok? Perfetto. Adesso io vi faccio vedere proprio la performance come l'ho fatta. Allora, ho aperto il pacchetto, vado ad inserire all'interno le carte, ok, e chiudo e lo lascio sul tavolo. Quindi la performance la inizio così. Adesso con la mano prendo la custodia tramite medio e pollice sul lato lungo, in questo modo, in modo che la custodia non si apre, rimane chiusa. Adesso ragazzi passo la custodia nell'altra mano e qui posso tranquillamente, vedete, mostrare la custodia delle carte. Apro, prendo le carte e lascio la custodia a terra, ok? Magari adesso faccio vedere il mazzo di carte. Adesso cosa faccio? Metto la custodia in questa posizione, prendo la custodia su quest'altro lato tramite medio e pollice e alzo in questo modo, ok? Voi adesso ragazzi non lo vedete, ma la custodia, vedete, quando vado ad alzare su quest'altro lato si apre da sola, ok? Quindi sono in questa posizione, alzo e metto la custodia in questo modo, ok? Quindi si va ad aprire da sola. Perfetto, adesso ragazzi prendo il mazzo di carte e creo l'illusione di mettere le carte sotto. Magari possiamo farlo anche in questo modo, quindi vedete, vado a mettere sotto il mazzo, ma in realtà ragazzi guardate, io già ho messo le carte all'interno, quindi davvero molto molto semplice, ve lo faccio rivedere. Quindi siamo in questa posizione, cosa faccio? Vedete? Vado a mettere le carte dentro e chiudo, ok? Adesso ragazzi non mi resta che chiudere anche la linguetta delle carte, girare ancora e mostrare appunto che le carte sono all'interno della custodia. Adesso riapro, ritolgo le carte, lascio il pacchetto sul tavolo e stendo. Ok? Quindi ragazzi, un bellissimo effetto, però vi ripeto, fatto a video, quindi magari per un vostro cardistry, per un video fatto su YouTube, magari un effetto prima di iniziare un altro tipo di un'altra performance, ecco. Davvero molto molto bello. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!